In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Vede, l'universo invece è pieno di colori luminosi, infiniti. Noi nemmeno ce li immaginiamo quanti colori ci sono nell'universo. Prenda un prato, per esempio. Se ci chiedono di che colore è un prato, diciamo che è verde, perché a guardarlo così a distanza ci sembra verde. Ma se appena ci avviciniamo, scopriamo che è pieno di colori diversi. Persino ogni filo d'erba ha un suo colore particolare. Quello che abbiamo sentito era un vecchio film di Ermanno Olmi dal titolo Durante l'estate. Ecco, mi serve da intro al tema delicato e complesso della luce. L'esperienza della trasfigurazione che abbiamo letto è una vera e propria esperienza di luce. Vorrei allora partire da questa domanda: da dove arriva la luce? La risposta parebbe facile: dal sole. In effetti non è così scontato. Se guardiamo la creazione nella Bibbia, nel libro della Genesi, la luce arriva prima della creazione del sole. Dio fece la luce nel primo giorno, mentre gli astri del cielo solamente nel quarto. Quindi la Genesi ci propone una concezione nella quale il sole non è la causa prima della luce del giorno, ma sembra esserne piuttosto un segno distintivo con funzioni di calendario e di lampade per illuminare la terra. Funzione analoga svolge la luna nei confronti della notte. La luce che ci avvolge in effetti non è concentrata in un disco di dimensioni ridotte, ma è presente dovunque in forme e colori diversi: nell'azzurro del cielo sereno, nel rosso dell'alba, del tramonto, nel grigiore delle nubi e delle nebbie, nei colori del paesaggio. Non è così immediato pensare che si tratti della stessa luce, soprattutto quando il sole è già tramontato e il cielo è ancora luminoso. Questa complessità della luce riguarda anche la fisica. Newton, uno che se ne intendeva, addirittura scelse di non interrogarsi troppo sulla luce quanto sui colori. Sosteneva che la luce sparisce, rimangono i colori. Sono i colori che spiegano la luce e non la luce i colori. Per Newton la proprietà della luce è un qualcosa senza determinare cosa sia effettivamente. Quindi, rispondendo alla domanda iniziale, potremmo affermare che l'origine della luce è tanto complessa quanto misteriosa. Ecco, a livello esegetico-spirituale, questa introduzione mi serve a spiegare il fenomeno della trasfigurazione. Il verbo trasfigurare, metamorfomai, appare in tutta la Bibbia solo 4 volte e, sentite un po', è sempre al passivo. Questo vuol dire che Gesù stesso non si è trasfigurato, cioè non si è fatto luce da solo, ma lui stesso è stato illuminato. Da dove, da chi? Non si sa. Sappiamo però che in un'esperienza eccezionale di preghiera, come quella del Tabor, si è aperto totalmente alla luce, che le sue vesti sono diventate candide. In un brano parallelo dice bianchissime, cioè rivelatrice di luce. Il bianco, infatti, accoglie tutta la luce, mentre il nero lo imprigiona.
Nel creato ogni cosa trova il suo posto, il suo colore. Così anche noi troviamo il nostro colore nel momento in cui la luce ci attraversa. Come di un oggetto vediamo un colore perché è l'unico che riflette mentre gli altri li assorbe, così anche noi di fatto conteniamo tutti i colori ma ne riflettiamo solo alcuni. Dipende dalla nostra capacità di aprirci alla luce. I santi riflettono la luce in maniera più totalizzante rispetto a noi. Alcuni al contrario potrebbero non riflettere nulla. In fisica sappiamo che il carbone e il diamante hanno le stesse proprietà, eppure i colori sono all'opposto. Perché il nero trattiene e non riflette, mentre il bianco riflette tutti i colori. Quindi, in sintesi, tutti noi abbiamo le potenzialità per lasciarci attraversare dalla luce, con tante sfumature diverse di colori. Più ci apriamo alla luce divina, più ci apriamo alla trasfigurazione, più ci apriamo a Dio e più diventiamo brillanti, solari e contagiosi della santità.